poco avrà inizio la celebrazione della Santa Messa. Per conservare un clima di raccoglimento e di preghiera, siamo invitati ad accogliere l'ingresso della processione del Santo Padre, evitando gli applausi.
Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut aptissimus a sacra misteria celebrandum. Miserere nostri, Domine, via peccabimus tibi. Ostende nobis, Domine, misericordiam Tuam, se salutare tutta nobis. Miseratum nostri, omnipotens Deus, et dimissi peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeterna. Amen.
Oremus. Deus, qui unigenito filium tuum, uncisti Spirito Santo, Christumque Dominum constituisti, concede propitius, ote ius in consecrationis participes effecti, testes redemptionis, inveniamur in mundo. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Lo Spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione, mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di grazia del Signore, il giorno di vendetta del nostro Dio, per consolare tutti gli afflitti, per dare agli afflitti di Sion una corona invece della cenere, olio di letizia invece dell'abito da lutto, veste di lode invece di uno spirito mesto. Voi sarete chiamati sacerdoti del Signore, ministri del nostro Dio sarete detti. Io darò loro fedelmente il salario, concluderò con loro un'alleanza eterna. Sarà famosa fra le genti la loro stirpe, la loro discendenza in mezzo ai popoli. Coloro che li vedranno riconosceranno che essi sono la stirpe benedetta dal Signore. Parola di Dio. Canterò per sempre l'amore del Signore. Canterò per sempre l'amore del Signore. Ho trovato Davide mio servo, con il mio santo olio l'ho consacrato, la mia mano è il suo sostegno, il mio braccio è la sua forza. Canterò per sempre. La mia fedeltà e il mio amore saranno con lui, e nel mio nome si innalzerà la sua fronte. Egli mi invocherà, tu sei mio Padre, mio Dio e roccia della mia salvezza. Canterò per sempre l'amore del Signore. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo.
Grazie a voi e pace da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti e il sovrano dei re della terra. A colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre, a lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo trafissero. E per lui tutte le tribù della terra si batteranno il petto. Sì, amen. Dice il Signore Dio, io sono l'Alfa e l'Omega, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù venne a Nazaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere.
gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi e proclamare l'anno di grazia del Signore». Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato». Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Nella lettura del profeta Isaia, che abbiamo ascoltato, il Signore fa una promessa carica di speranza che ci tocca da vicino. Voi sarete chiamati sacerdote del Signore, ministri del nostro Dio sarete detti. Io darò loro fedelmente il salario, concluderò con loro un'alleanza eterna. Essere sacerdoti è, cari fratelli, una grazia. Una grazia molto grande, che non è in primo luogo una grazia per noi, ma per la gente. E per il nostro popolo è un dono grande il fatto che il Signore scelga, in mezzo al suo gregge, alcuni che si occupino delle sue pecore in modo esclusivo, come padri e pastori. È il Signore stesso a pagare il salario del sacerdote. Io darò loro fedelmente il salario, dice. E lui, lo sappiamo, è buon pagatore. Benché abbia le sue particolarità, come quella di pagare primi gli ultimi e poi i primi, ma è il suo stile. La lettura del libro dell'Apocalisse ci dice qual è il salario del Signore. È il suo amore, è il perdono incondizionato dei nostri peccati
a prezzo del suo sangue versato sulla croce. Colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre. Non c'è salario maggiore dell'amicizia di Gesù. Non dimenticare questo. Non c'è pace più grande del suo perdono. Questo lo sappiamo tutti, eh? Non c'è prezzo più caro di quello del suo sangue prezioso, che non dobbiamo permettere sia disprezzato con una condotta indegna. Se leggiamo con il cuore, cari fratelli sacerdoti, questi sono inviti del Signore ad essergli fedeli, ad essere fedeli alla sua alleanza, a lasciarci amare, a lasciarci perdonare. Sono inviti non solo per noi stessi, ma anche affinché così possiamo servire con una coscienza pulita il santo popolo fedele di Dio. La gente lo merita e anche ne ha bisogno. Il Vangelo di Luca ci dice che dopo che Gesù ebbe letto il passo del profeta Isaia davanti alla sua gente e si fu seduto, gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Anche l'Apocalisse ci parla oggi di occhi fissi su Gesù, dell'attrazione irresistibile del Signore crocifisso e risorto che ci porta ad adorare e a riconoscere. Ecco, viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo trafissero, e per tutte le tribù della terra si batteranno il petto. La grazia finale, quando il Signore nostro ritornerà, sarà quella di un riconoscimento immediato. Lo vedremo trafitto, riconosceremo chi è Lui e chi siamo noi. Peccatori, niente più. Fissare gli occhi su Gesù è una grazia che come sacerdoti dobbiamo coltivare. Fissare gli occhi su Gesù. Al termine della giornata fa bene guardare al Signore e che Lui ci guardi il cuore insieme al cuore delle persone che abbiamo incontrato. Non si tratta di contabilizzare i peccati, no, ma di una contemplazione amorosa in cui guardiamo alla nostra giornata con lo sguardo di Gesù e vediamo così le grazie del giorno, i doni e tutto ciò che ha fatto per noi per ringraziare. E gli mostriamo anche le nostre tentazioni per riconoscerle e rigettarle. Come vediamo, si tratta di capire che cosa è gradito al Signore e che cosa vuole da noi qui e ora nella nostra storia attuale. E forse, se sosteniamo il suo sguardo pieno di bontà, da parte sua ci sarà anche un cenno affinché gli mostriamo i nostri idoli, quelli idoli che come Rachele abbiamo nascosto sotto le pieghe del nostro mantello. Lasciare che il Signore guardi i nostri idoli nascosti, tutti ne abbiamo, tutti. E questo lasciare che il Signore guardi questi idoli nascosti ci rende forti davanti ad essi e togli loro il potere. Lo sguardo del Signore ci fa vedere che in realtà in essi noi glorifichiamo noi stessi, perché lì, in questo spazio che viviamo come se fosse esclusivo, si intromette il diavolo, aggiungendo un elemento molto maligno. Fa sì che non solo compiacciamo noi stessi, dando briglia sciolta a una passione o coltivandone un'altra, ma ci conduce anche a sostituire con essi, con quegli idoli nascosti, la presenza delle divine persone, la presenza del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, che dimorano dentro di noi. È qualcosa che di fatto accade, malgrado uno dica a se stesso che distingue perfettamente che cosa è un idolo e che cosa è Dio,
in pratica andiamo togliendo spazio alla Trinità per darlo al demonio, in una specie di adorazione indiretta, quella di chi lo nasconde, ma continuamente ascolta i suoi discorsi e consuma i suoi prodotti, in modo tale che alla fine non resta nemmeno un angolino per Dio. Perché lui è così, lui va avanti lentamente. Un'altra volta ha parlato dei demoni educati, no? Quelli che Gesù dice che sono peggiori che quello che è stato cacciato via, ma sono educati, suonano il campanello, entrano e passo a passo prendono possesso della casa. Dobbiamo stare attenti, questi sono gli idoli nostri. E che gli idoli hanno qualcosa, un elemento di personale. Quando non li smascheriamo, quando non lasciamo che Gesù ci faccia vedere che in essi stiamo cercando malamente noi stessi, senza motivo, e che lasciamo uno spazio in cui il maligno si intromette. Dobbiamo ricordare che il demonio esige di noi, facciamo la sua volontà e che lo serviamo. Ma non sempre chiede che lo serviamo e lo adoriamo continuamente, no. Sa muoversi, È un grande diplomatico. Ricevere l'adorazione di quando in quando gli basta per dimostrare che è il nostro vero Signore e che persino si sente Dio nella nostra vita e nel nostro cuore. Detto questo, vorrei condividere con voi in questa messa cresimale tre spazi di idolatria nascosta, nei quali il maligno utilizza i suoi idoli per depotenziarci della nostra vocazione di pastori e a poco separarci dalla presenza benefica e amorosa di Gesù, dello Spirito e del Padre. Un primo spazio di idolatria nascosta, si apre dove c'è mondanità spirituale, che è una proposta di vita e una cultura dell'effimero, una cultura dell'apparenza, una cultura del maquillage. Il suo criterio è il trionfalismo, un trionfalismo senza croce. E Gesù prega affinché il Padre ci difenda di questa cultura della mondanità. Questa tentazione di una gloria senza croce va contro la persona del Signore, va contro Gesù, che si umilia nell'incarnazione e che, come segno di contraddizione, è l'unica medicina contro ogni idolo. Essere povero con Cristo povero è, perché Cristo ha scelto la povertà, è la logica dell'amore e non un'altra. Nel brano evangelico di oggi vediamo come il Signore si colloca nella sua umile cappella, nel suo piccolo villaggio, quello di tutta la vita, per fare lo stesso annunzio che farà alla fine della storia, quando verrà nella sua gloria circondato degli angeli. E noi, i nostri occhi, devono stare fissi su Cristo, nel qui e ora della storia di Gesù con me, come lo saranno allora. La mondanità di andar cercando la propria gloria ci ruba la presenza di Gesù umile e umiliato, Signore vicino a tutti, Cristo dolente con tutti quelli che soffrono, adorato dal nostro popolo che sa chi sono i suoi veri amici. Un sacerdote mondano non è altro che un pagano clericalizzato. Un sacerdote mondano non c'è un altro che un pagano clericalizzato. Un altro spazio di idolatria nascosta mette le radici là dove si dà il primato al pragmatismo dei numeri. Coloro che hanno questo idolo nascosto si riconoscono per il loro amore alle statistiche, quelle che possono cancellare ogni tratto personale nella discussione e dare la preminenza alla maggioranza, che in definitiva diventa il criterio di discernimento. È brutto.
Questo non può essere l'unico modo di procedere né l'unico criterio nella Chiesa di Cristo. Le persone non si possono numerare e Dio non dà lo Spirito con misura. In questo fascino per i numeri, in realtà, ricerchiamo noi stessi e ci compiacciamo del controllo, assicurandoci da questa logica che non si interessa dei volti e non è quella dell'amore. Ama i numeri. Una caratteristica dei grandi santi è che sanno tirarsi indietro così da lasciare tutto lo spazio a Dio. Questo tirarsi indietro, questo dimenticarsi di sé e voler essere dimenticati da tutti gli altri è la caratteristica dello Spirito, il quale manca di immagine. Lo Spirito non ha immagine. Non ha immagine propria, semplicemente perché tutto amore che fa brillare l'immagine del Figlio e in essa quella del Padre. La sostituzione della sua persona, che già di per sé ama non apparire perché non ha immagine, è ciò a cui mira l'idolo dei numeri, che fa sì che tutto appaia, seppure in modo astratto e contabilizzato, senza incarnazione. Un terzo spazio di idolatria nascosta, apparentato al precedente, è quello che si apre con il funzionalismo, un ambito seducente in cui molti, più che per il percorso, si entusiasmano per la tabella di marcia. La mentalità funzionalista non tollera il mistero, punta all'efficacia. A poco questo idolo va sostituendo in noi la presenza del Padre. Il primo idolo sostituiva quella del Figlio, il secondo idolo quella dello Spirito, e questa è la presenza del Padre. Il nostro Padre è il Creatore, ma non uno che solamente fa funzionare le cose, ma uno che crea come Padre con tenerezza, facendosi carico delle sue creature e operando affinché l'uomo sia più libero. Il funzionalista non sa gioire delle grazie che lo Spirito infonde sul suo popolo, del quale potrebbe nutrirsi anche come lavoratore che si guadagna il suo salario. Il sacerdote con mentalità funzionalista ha il proprio nutrimento, che è il suo ego. Nel funzionalismo lasciamo da parte l'adorazione al Padre nelle piccole e grandi cose della nostra vita e ci compacciamo dell'efficacia dei nostri programmi. Come ha fatto Davide quando, tentato da Satana, si impuntò per realizzare il censimento. Questi sono gli innamorati del piano di ruta, del piano del cammino, non del cammino. In questi due ultimi spazi di idolatria nascosta, pragmatismo dei numeri e funzionalismo, sostituiamo la speranza, che è lo spazio dell'incontro con Dio, con il riscontro empirico. È un atteggiamento di vanagloria da parte del pastore, un atteggiamento che disintegra l'unione del suo popolo con Dio e plasma un nuovo idolo basato sui numeri e sui programmi. L'idolo, il mio potere, il nostro programma, i nostri numeri, i nostri piani pastorali, no? Nascondere questi idoli con l'atteggiamento di Rachele e non saperli smascherare nella propria vita quotidiana fa male alla fedeltà della nostra alleanza sacerdotale e intiepidisce la nostra relazione personale con il Signore. Cosa vuole questo vescovo che invece di parlare di Gesù ci parla degli idoli oggi, no? Qualcuno può pensare questo, no? Cari fratelli, Gesù è l'unica via per non sbagliarci nel sapere che cosa sentiamo, a che cosa ci conduce il nostro cuore. Egli è l'unica via per discernere bene, confrontandoci con Lui ogni giorno, come se anche oggi si fosse seduto nella nostra chiesa parrocchiale e ci avesse detto che oggi si è compiuto tutto quello che abbiamo ascoltato.
Gesù Cristo, essendo segno di contraddizione, che non sempre è qualcosa di cruento o di duro, poiché la misericordia è segno di contraddizione e molto di più è la tenerezza, Gesù Cristo, dico, fa sì che questi idoli si rivelino, che si veda la loro presenza, le loro radici e il loro funzionamento, e così il Signore li possa distruggere. Questa è la proposta. Dare spazio perché il Signore possa distruggere i nostri idoli nascosti. E dobbiamo ricordarli, stare attenti, perché non rinasca la zizzania di questi idoli che abbiamo saputo nascondere tra le pieghe del nostro cuore. E vorrei concludere chiedendo a San Giuseppe, Padre castissimo e senza idoli nascosti, che ci liberi da ogni brama di possesso, poiché questa, la brama del possesso, è il terreno fecondo in cui crescono questi idoli, e che ci ottenga anche la grazia di non arrenderci nell'arduo compito di discernere questi idoli che tanto frequentemente nascondiamo o ci nascondono. Richiediamo pure a San Giuseppe che là dove dubitiamo su come fare meglio le cose, interceda per noi, affinché lo Spirito ci illumini il giudizio, come illuminò il suo quando era tentato di lasciare in segreto l'atra. Maria, in modo che con nobiltà di cuore sappiamo subordinare alla carità ciò che abbiamo appreso per legge. Figli e fratelli carissimi, nella memoria annuale del giorno in cui Cristo Signore comunicò agli Apostoli e a noi il suo sacerdozio, volete rinnovare le promesse a suo tempo fatte davanti al vostro Vescovo e al popolo santo di Dio? Sì, lo voglio. Volete unirvi e conformarvi intimamente al Signore Gesù, rinunciando a voi stessi, rinnovando i sacri impegni che, spinti dall'amore di Cristo,
avete assunto con gioia verso la sua Chiesa nel giorno della vostra ordinazione sacerdotale? Sì, lo voglio. Volete essere fedeli dispensatori del mistero di Dio per mezzo della Santa Eucaristia e delle altre azioni liturgiche e adempiere fedelmente il ministero della parola di salvezza sull'esempio di Cristo, capo e pastore, lasciandovi guidare non da interessi umani, ma dall'amore per il vostro fratello? Sì, lo voglio. E voi, fratelli carissimi, pregate per i vostri sacerdoti. Il Signore effonda su di loro l'abbondanza dei Suoi doni perché siano fedeli ministri di Cristo, sommo sacerdote, e vi conducano a Lui, unica fonte di salvezza. Christe, audi nos. E pregate anche per me, perché sia fedele al servizio apostolico affidato alla mia persona, e tra voi io diventi ogni giorno di più immagine viva e autentica di Cristo sacerdote, buon pastore, maestro e servo di tutti. Christe, audi nos. Il Signore ci custodisca nel suo amore e conduca tutti noi, pastori e gregge, alla vita eterna.
Dominum infirmorum. Deo gratias. Deus totius consolationis, Pater, qui per filium tuum infirmantium languoribus mederi voluisti, orazione fide ad esto propitius. Emite quesum spiritum tuum santum paraclitum de celis in an pinguedin oli. Quande viridi ligno produce dignatus es, ad reflexionem corporis, o tua santa benedizione, sit omni, quo conguento per ungitur, tutamen corporis, anime et spiritus, ad evacuandos omnes dolores, omnes infirmitates, omnemque egritudinem. Sit olium tuum santum, Domine, nobis a te benedictum in nomine Domini Iesu Christi, qui vivit et regnat in saecula saeculorum. Amen. Oleum catecumenorum. Deo gratias. Deus plebis tue virtus et presidium, qui signum roboris in olei creatura possuisti, hoc olium benedicere digneris. Et catecumenis, queo linientur, concede fortitudinem, o divina sapientia et virtute nascipientes, Evangelium Christi tui altius intelegant, magno animo labores vite Christianes agrediantur, et digni adoptionis filiorum effecti, se in ecclesia tua renasci et vivere letentur. Per Christum Dominum nostrum. Amen.
ad sanctum chrisma. Fratelli carissimi, rivolgiamo la nostra preghiera a Dio Padre Onnipotente perché benedica e santifichi quest'olio misto a profumo e coloro che ne riceveranno l'unzione siano interiormente consacrati e resi partecipi della missione di Cristo Redentore. Deus incrementorum omnium et profectum spiritualium autor, gratulationes obsequium suscipe benignus, quod voce nostra letenter tibi redit ecclesia. Tu in principio terram producer fructifera linea lucisti, inter quae huius pinguidissimi liquoris ministre olive nascerentur, quam fructus sacro chrismati deserviret. Nunc David, profetico spiritu gratiae tua sacramenta per nostens, vultus nostris in olio exhilarandos esse cantavit, et cum mundi crimina diluvio, quondam expiante refuso, similitudem futuri muneris columba demonstrans per olive et ramum pacem terris reditam funciavit. Quod in novissimis temporibus manifestis est effectibus declaratum, cum baptisma tis aquis omnium criminum commissa delentibus, ec olei unctio vultus nostros iucundus efficit ac serenos. E inde etiam Moisi, famulo tuo, mandatum dedisti, utarum fratem suum prius aqua lotum per infusionem huius et unguentim constituere sacerdote. Accessit ad hoc et amplior honor cum filius tuus, Iesus Christus Domini Noster, lavari sea Ioanne undis Iordanicis esse gisset, tung enim Spiritus Santo in columbe similitudine te supermisso, subsequentis vocis testimonio declarasti in ipsa unigenito tibi optime complacuisse, et manifeste visus es comprobare eum olium letitiae per consortibus suis ungendum David profeta mente presaga cecinerat. Te jutur deprecamur, Domine, ut tuis creaturae pinguedin sanctificare tua benedizione digneris, et ei Sancti Spiritus immiscere virtutem cooperante Christi tui potentia, a cuius santo nomine Chrisma nomen accepit,
unde existen sacerdotes, reyes, profetas y mártires tuos, hospitalis, lavacri, baptismati, renovantis, creaturam crismati, in sacramentum perfecti saluti, viteque conformis. O santificazione, unciones infusa, e corruzione prime nativitatis absorta, tempum tue maestatis effectis, acceptabili fiat innocentia redorescan. O secundum constitutiones tue sacramentum, regio e sacerdotali profetico, qui con ore perfusi, vestimento incorrupti numere sinduatur, ut sit is, qui renati fueran ex aqua de Spiritu Santo, crisma salutis, e osque eterne vite participes e celesti gloria facias esse consortes. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Thank you.
Orate, frates, ut meum, adesso sacrificium, acceptabile fiat a potentem patrem omnipotentem. Suscipiat Dominus sacrificium de manibus suis, ad laurem et gloriam Domini sui, ad utilitatem corpore nostra, tot ius ecclesiae sue sancte. Io sacrifici potentia Domine, quaesimus, et virtutatem nostram clemente abstergat, et novitatem nobis auget et salutem. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Habemus ad Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Vere dignum et justum est, ecum et salutare, nos tibi semper et ubica gratias agere, Domine, Sancte Pater, omnipotens eterne Deus. Che unigenitum tuum, Sancti Spiritus unctione, Novis et eterni testamenti costituisti pontificem, et ineffabili dignatus est dispositione sancire, ut unicum eius sacerdotium in ecclesia serveretur. Ipse enim non solum regali sacerdotio populum acquisitione sex orat, sed esseam fraterna homines eligit bonitate, ut sacri sui ministeri fiant manum in positione participet. Qui sacrificium renovent eius nomine, redemptionis humane, tuis apparentes filis paschali convivium, et plebem tuam santam caritate preveniat, verbo nutriant, reficiant sacramentis. Qui vitam pro te, fratunque salutis tradentes, ad ipsius Christe initantur imaginem conformari, et constanter tibi fedem amorenque testetur. Unde nos, Domine, cum angelis et santis universis, tibi confitemur in exultatione dicentes. Dei tu clementissime Pater, per Iesum Christum, Filium Tuum, Dominum Nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut accepta habeas, et benedicas, et dona, et munera, et sancta sacrificia illibata. In primis quae tibi offerimus pro Ecclesia tua Santa Catholica, quam pacificare, custodire, adunare, regere, digneris, tot orbe terrarum, una cum me indigno famulo tuo, con ecclesiae tue prese voluisti, et omnius ortodoxis ad catholici, ad apostolici fidei cultoribus. Memento Domine famulorum famularumque tuarum, et omnium circumstantium quorum tibi fides cognita est et nota devotio, pro quibus tibi offerimus, vel qui tibi offerunt tot sacrificium laudis, pro se suisque omnibus,
pro redenzione animarum suarum, pro spe salutis et incolumitatis sue, tibique reddum vota sua, eterno Deo, vivo et vero. Comunicantes et memoriam venerantes, in primis, gloriose semper Virginis Mariae, genitricis eiusdem Dei et Domini nostri Iesu Christi, sed et beati Iosef eiusdem Virginis sponsi, et beatorum apostolorum ac martyrum tuorum, Petri et Pauli, Andree, Jacobi, Ioannis, Tome, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simonis et Taddei, Lini, Cleti, Clementis, Sixti, Corneli, Cipriani, Laurenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme et Damiani, et omnium sanctorum tuorum, quorum meritis precibusque concedas, ut in omnibus protectionis tue uniamur auxilio. Ancis itur oblationem servitutis nostri, sedecunte familiae tue, quesum dominus placatus accipias, diesque nostros in tua pace disponas, aqua eterna damazione nos eripi, et in electorum tuorum iuga crece numerari. Quam oblationem tu Deus, in omnibus quesum rationabile in acceptabilenque facere ignieris, ut nobis corpus et sanguis fiat dilettissimi filii tui Domini nostro Iesu Christi, qui pride quam pater etur accepit panem in santas ad venerabiles manus suas, et elevatis oculis in celum a te Deum Patrem suum omnipotente, tibi gratias agens benedixit, fregit, dedique discipulis suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est venim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo, posquam cenatum est, accipiens et un preclarum calicem in santas a venerabiles manus suas, item tibi gratias agens benedixit, dedique discipulis suis dicens, accipite et vivite ex eo omnes. Hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et promultis et fundetur in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemorationem. Mysterium fidei. Memoris Domine, nos servi tui, sed eples tua santa, et iusten Christi fili tui, Domini nostri, tam beate passionis, nec nunc et ab inferi resurrectionis, sed et in celos gloriose ascensionis. Offerimus, preclare maiestate tue, de tuis donis altatis, ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vita eterne, et calicem salute perpetua. Supraque propitio al sereno vultu respicere digneris, et accepta vere, sicut accepta vere dignatus es, munera pueri tu io hasta Abel, et sacrificium patriarchi nostro Abrae, et cotibi obtuli sumus sacerdos tuus Melchisedec, santum sacrificium immaculatam hostia. Supplices te rogamus, omnipotens Deus,
Iube per ferri, per manus santi angeli tui, in sublime altare tuum, in conspectu divine maiestatis tue, ut quod ex hac altaris participazione, sacrosantum fili tui corpus et sanguinis sum serimus, omni benedizione celesti e grazie apriamur. Memento etiam Domine, famulorum famularumque tuarum, qui nos precesserunt cum signo fidei et dormiunt in somno pacis. Ipsis Domine et hominibus in Christo quiescentibus, locum refrigeri, lucis et pacis, ut indulgeas deprecamur. Nobis quoque peccatoribus famulis tuis, de multitudine miserationum tuarum sperantibus, partem aliquam et societatem donare dinieris, cum tui sanctis apostolis martiribus, cum Ioanne, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alexandro, Marcellino, Petro, Felicitate, Perpetua, Agata, Lucia, Agnete, Cecilia, Anastasia et omnibus sanctis tuis, intra quorum nos consortium non estimator meriti, sed venie quesumus largitor admitte. Per Christum Dominum nostrum. Per quem et omnia Domine semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis et presta nobis. Per ipsum et cum ipso et in ipso, estivi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Amen. Percepti salutaribus moniti e divini istituzioni formati, odemos dicere. Quesumus Domini ad omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, spectantes, beatam spem, et adventum salvatoris nostri Iesu Christi. Domine Iesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fiden ecclesiae tue. E anque, secundum voluntatem tuam, pacificare et quadunare dinieris, qui vives et regna in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Thank you.
ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cenam agni vocati sunt. Thank you.
Oremus, supplices te rogamus omnipotens Deus, ucos tuis reficis sacramentis, Christi bonus odor e efficit mereantur, qui vivit et regnat in saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sin nomine Domini benedictum. Et sanctum et cum spiritu saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Fratelli carissimi, abbiamo consacrato il crisma e benedetto l'olio dei catecumeni e degli infermi. A voi, vescovi e sacerdoti, sono ora affidati perché attraverso il vostro ministero la grazia divina fluisca nelle anime a portatrice forza di vita. Rispettate, venerate e conservate con cura particolare questi oli, segni della grazia di Dio. Le persone e i luoghi e le cose che saranno da essi segnati possano risplendere nella stessa santità di Dio. Ite missa est. Deo gratias. Amen.
Togliamo tutto qua.